Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 332. L'idea su cui andremo a lavorare oggi è la seguente. La paura imprigiona il mondo, il perdono lo libera. Andiamo a vedere cosa ci dice questo esercizio. L'ego fa illusioni, la verità disfa i suoi sogni malvagi, li spazza via con il suo splendore. La verità non attacca mai, semplicemente. E con la sua presenza la mente viene richiamata dalle fantasie, risvegliandosi a ciò che è reale. Il perdono offre a questa presenza di entrare e prendere il posto che le spetta all'interno della mente. Senza il perdono la mente è incatenata in quanto crede nella sua stessa futilità. Tuttavia, con il perdono, la luce splende attraverso il sogno di oscurità, offrendole speranza e dandole i mezzi per realizzare la libertà che è la sua eredità. Allora, questa lezione ci parla del perdono. Il corso ci parla tantissimo del perdono. In teoria, quello che ci sta dicendo il corso è che bisogna perdonare tutto e tutti perché a noi, alla nostra vera essenza, a quello che noi siamo, a quello che noi rappresentiamo, non è mai stato fatto nulla, non c'è mai stato fatto assolutamente nulla, perché la nostra vera essenza, come abbiamo visto, è pura consapevolezza, è pura coscienza, quindi non è mai nato e mai morirà ed eterno. Quella è la nostra vera identità. Quello che noi pensiamo di aver subito, maltrattamenti, drammi, questo, quest'altro, quello mi ha fatto questo, quell'altro mi ha fatto quest'altro, questo è successo nei sogni. Dice no, era vero? No, perché la tua vera essenza non è questo corpo. Questo corpo è solo un veicolo che ci fa fare questa esperienza. Okay? È quella l'idea che il corso batte e ribatte. Perdonati tu e perdona il mondo e perdona tutto ciò che vedi intorno a te. Perché chi fa delle cose agli altri, perché comunque tutta la nostra vita ci faranno dei torti. Ok? Perché? Perché non sono consapevoli di quello che sono, di chi sono e che siamo tutti una sola creazione, una sola mente. Quindi chi sta dormendo, chi è inconsapevole, non sa quello che fa. Allora, questo corso continua e finisce con una piccola preghiera che dice così: non vogliamo imprigionare di nuovo il mondo oggi, la paura lo tiene prigioniera e tuttavia il tuo amore ci ha dato i mezzi per liberarlo. Padre, vogliamo liberarla ora, poiché mentre offriamo la libertà, essa ci viene data e non vogliamo rimanere prigionieri quando tu ci stai porgendo la libertà. Quindi l'idea di oggi è questa: la paura imprigiona il mondo, il perdono lo libera. Io mi fermo qui, vi aspetto domani con la prossima lezione. Ciao a tutti e a tutti voi, una bellissima giornata.